L'Ascoli affronta il Frosinone al Picchio Village nella partita valevole per la sedicesima giornata del girone C del campionato nazionale Under 16. Il tecnico bianconero Monaco schiera Tinelli in porta, poi Capitantocchi, Pazzaglia e Donzelli, Valori, De Berardinis, Seproni e Carano, Amadio, Di Salvatore e Verdone. Di fronte i giallazzurri di mister Marcella, arbitra l'incontro Bini della sezione di Macerata. Parte forte il picchio con questa iniziativa di Amadio. Il suo sinistro rasoterra viene neutralizzato da Giora. Il Frosinone con il capitano Mancini. Pallone al centro, c'è una doppia deviazione. Corner per gli ospiti. Minuto 19. Di Salvatore subito in verticale per Amadio che si allarga, arriva in area. Poi il destro potentissimo sotto la traversa. Un gran gol di Alex Amadio, l'undicesimo in campionato. Implacabile, abbracciato da tutti i compagni. L'Ascoli la sblocca. Ancora il picchio con Verdone che spinge sull'out Mancino. Poi il pallone arriva Di Salvatore. La sua conclusione col destro, neutralizzata in due tempi da Giora. Minuto 22, sempre picchio. L'avanzata di De Berardinis. Il suo sinistro, però, non è preciso. Minuto 26, schema da corner. Il cross di Salvatore, l'incornata prepotente di Valori. A segno il difensore centrale bianconero. Il raddoppio della squadra di Mister Monaco. Arriva anche il portiere Attinelli a festeggiare. Frosinone sotto di due gol. Prova a reagire la squadra di Mister Marcella con questa giocata di qualità di Carpentieri. Capisce tutto Attinelli. Secondo tempo con l'Ascoli in vantaggio di due reti. Punizione dalla sinistra per il Frosinone. Nessuno riesce a colpire in area di rigore. Primo cambio per l'Ascoli. Esce Verdone dentro Pagnotta. Sull'out di destra l'Ascoli con uno scatenato Amadio. Il colpo di tacco per Seproni. L'assist al centro per Di Salvatore. Doppio tentativo. Si salva la retroguardia giallazzurra. Ancora uno schema da corner. Va Donzelli. Tenta nuovamente il colpo di testa a Valori. Stavolta però non trova lo specchio della porta. Esce anche Carano dentro Angelino nelle file bianconere. Dalla bandierina il Frosinone, il colpo di testa da parte di Befani che poi colpisce anche il palo. Sempre il Frosinone sull'out di destra. Il tentativo dalla lunetta da parte di Iannone, parata comoda di Attinelli. Nel finale si accende Pagnotta, poi Seproni, pallone al centro, svirgola. Gafuri, sotto misura, ci prova Angelino, nulla di fatto. Il corner per il Frosinone, siamo nei minuti finali. Carpentieri col sinistro, non inquadra lo specchio della porta. È stato un monologo bianconero al Picchio Village. Bellissima vittoria per 2-0 dei ragazzi di Mister Monaco che salgono così a quota 21 punti in classifica. In vista del prossimo match che sarà in programma sul campo della Ternana.